E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Jovix04, signori, e oggi vi do il benvenuto su PC Building Simulator 2, signori. Cosa andremo a fare oggi? Beh, andremo a buildare, signori, un PC. Non lo sapete fare? Beh, tutorial by Jovix04, signori. Come andrà a finire? Lo scopriremo in questo video, signori. Però ovviamente ragazzi, prima che vado a buildare un PC, sapete già cosa fare: premere il tasto rosso iscriviti e lasciare un pollicione in su e se volete anche commento. Detto questo, signori, let's go! Bene, signori, ci siamo! Siamo nel nostro ufficio! Guardate qua che bel ufficio, signori! Siamo pronti a costruire il nostro PC? Ma certo che sì, signori! Però guardate qua, abbiamo anche delle console! Cioè, che figata, che figata! Ma adesso non direi di perdere tempo, signori, e iniziamo subito a costruire un bel PC. Lavoriamo su questo PC, signori, e rimuoviamo ovviamente questa parte qui del case. E andiamo a togliere ovviamente le viti, signori, perché si fa così. Prima bisogna sempre togliere il vetro, signori. E adesso iniziamo subito. Install. Andiamo, signori, con una scheda madre. Quindi a sto punto, signori, andrei su una bellissima AM4 di socket, ovvero le Ryzen. Andiamo su un socket compatibile con le Ryzen. Questa qui, la Gigabyte X570, che so che è molto molto buona, però andrei anche su una versione Ultra, che però sarebbe all'AN. Però andrei su questa. Quindi, montiamo questa qui, installiamo la scheda madre, signori. Ok, mettiamo tutte le viti differenziali. Possiamo anche zoomare. Andiamo, lavoriamo, signori. Deve essere un PC formidabile. Ragazzi, questo gioco poi è anche molto sorprendente perché ha proprio tutti i dettagli di come si assembla. Ok, signori, perfetto. Adesso dobbiamo mettere le viti qua nella scheda madre. Ragazzi, si fa veramente così. Cioè, io ho assemblato il mio PC e si fa veramente in questo modo qui. Cioè, è assurdo. Ci sono tutti i minimi dettagli. È incredibile, veramente. Allora, signori, abbiamo montato questa bellissima scheda madre qui della Aorus Pro Wi-Fi X570, signori. Adesso mi starete chiedendo, beh, Jovix, come si fa adesso? È arrivato il momento della CPU, signori. E sapete quale andremo a prendere, signori? Io direi puntiamo su una bella Ryzen 7, signori. Una Ryzen 7. L'ho scritto male? Ryzen 7 5800X, signori. Molto, molto buona. Ve la consiglio a tutti. Allora, come si fa, signori? Apriamo questo cosetto qui. Andiamo a mettere la CPU. E chiudiamo questo cosetto qui. Beh, più semplice di così, signori. Intuitivo, facile e veloce. Adesso, signori, andiamo sulla memoria, sulle RAM, signori. Ovviamente puntiamo su quella che ho io perché è molto molto buona, signori. Io ho questa qua da 8 GB di RAM, però io ce ne ho due banche, quindi che poi saranno 16 per il mio PC che ho attualmente, signori. Però io andrei direttamente di questa qua che è già direttamente 16, quindi basta che mettiamo solo questo banco qui e siamo a posto. Come si fa, signori? Beh, dobbiamo aprire questi cosi qui e inserire la RAM. Bam, proprio facile, facile, veloce. Adesso, signori, li dobbiamo chiudere, ma penso che me li abbia chiusi lui in automatico. Esattamente, me li ha chiusi lui. Allora, ogni tanto succede che non te li chiude proprio bene nella vita reale, quindi bisogna darci un colpo, ecco. Allora, la RAM l'abbiamo già installata, signori. Adesso che cosa andremo a installare, signori? Andremo a installare una SSD NVMe. Ma sì, prendiamo una da un tera, ma sì, dai. E dove si installano, signori? Qua. Dobbiamo aprire questo qua. Questo coso va giù, come vedete. Install M2. E anche qua vanno avvitate. Boom! SSD completamente installata, signori. Adesso che cosa andremo a installare? Beh, la scheda video, signori.
Beh, per la scheda video, ovviamente, senza dubbio, una bella RTX. E perché non puntare su una bella 3060 se ha aggiornato il gioco? Sì, ha aggiornato il gioco, perfettissimo. Non ce n'è una con tre? Vabbè, prendiamo questa, signori, perché a tre ventole va bene, perché la monoventola a me non mi è mai piaciuta. Io ho sempre avuto la tripla ventola, signori. Allora, per installare ovviamente prima cosa facciamo? Deve andare rimosso, signori, questa parte qui del case. Quindi togliamo qui le viti, togliamo questi due qui, solo questi due, poi dipende dalla dimensione della scheda video. Adesso sì che possiamo prendere la scheda video e la possiamo inserire, la avvitiamo, signori, la avvitiamo. Ecco qua, ecco fatto. Bene, signori, adesso che cosa andremo a fare? Beh, molto semplice. Le ventole, signori. Niente, signori, punterei sulle classiche, queste qua che sono molto molto buone. La montiamo una su, signori, la avvitiamo per bene. E così non deve cascare mentre stiamo buildando questo bel PC qui. Poi, signori, ne devo mettere anche un'altra ventola dietro. Ecco qua. Proprio il maestro Jovix mi sta insegnando come si assembla un PC, signori. Ok, adesso, signori, cosa andremo a fare? Andiamo a metterle davanti. Quindi rimuoviamo questa parte qui e rimuoviamo anche questa parte qui. Proprio letteralmente deve essere così, signori. Adesso andiamo a inserire le ventole. Una qui. Avvitiamo per bene, signori. Perfetto. No, mi stavo scordando, signori, la PSU, l'alimentatore, porca vacca. Stavo scordando l'alimentatore. Prendiamo un 850 watt, su, perché no? E ovviamente dobbiamo metterlo qui, quindi dobbiamo togliere questa parte qui. E anche questa va smontata. Allora, smontiamola. Ecco qua, signori. 850 watt. Boom. Inserito dentro, signori. E adesso, ovviamente, sì che possiamo collegare la scheda video al PSU, ovvero l'alimentatore, signori. Questo va qui, anche questo va qui. Invece, signori, per le ventole vanno tutte qua, ovvero la scheda madre. Facciamo i collegamenti qua. Perfetto, questo collegamento va qui. Questo va qui alla scheda madre. Benissimo. Anche questo qua. E va qua. Perfetto, signori. Il cable management è praticamente fatto, signori. Adesso che cosa dobbiamo fare, signori? Beh, collegare i cavi dietro per testare il tutto. E attacchiamo l'alimentatore, ovviamente. Attacchiamo questo qui. Questo lo mettiamo qui alla scheda video. Poi questo, signori, che sarebbe la tastiera, la mettiamo anche questa. Qui su, premiamola qui, vediamo se si accende. Olè! Si è acceso, signori! Il PC funziona, però errore perché non abbiamo un sistema operativo che adesso andremo a installare, signori, su questo PC. E prendiamo, signori, una USB drive. E la vado a mettere qui dietro. Una volta fatto, signori, molto semplice, chiudere il PC, riaccenderlo e magicamente, signori, premiamo il tasto, ecco qua. Boom! Il PC, signori, funziona al 100%. Va bene, signori, spero che questo video vi sia davvero piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale, signori. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi!